Qui Maurizio siamo in un luogo simbolo del mondo dell'agricoltura, siamo al CODMA, al centro ortofrutticolo del Medio Adriatico, nato molti anni fa, che non è decollato adeguatamente, ma è comunque un luogo simbolo, perché le due vallate del Metauro e del Cesano sono le due vallate che nella nostra provincia, nella provincia di Pesaro Urbino, rappresentano luoghi importanti dove il fatturato dell'agricoltura rappresenta una parte preponderante del reddito di questi territori. In fondo, davvero noi abbiamo cercato in questi anni di rimettere al centro del dibattito, della discussione, della consapevolezza del Paese i temi agricoli, alimentari e ambientali, non solo perché sono temi strategici per il settore primario, classicamente inteso, ma perché dentro a questi temi ci sono tracce fondamentali del futuro della società italiana, prima ancora che della sua economia. Allora, Ministro, una partita importante per queste elezioni sul fronte dell'agricoltura, delle energie rinnovabili e di tanti impegni di moltissimi agricoltori, giovani e più anziani, su questo fronte, importante. Beh sì, è importante che il 4 di marzo si possa dare un segnale per continuare il lavoro importante che abbiamo fatto sull'agricoltura italiana, sull'agricoltura dei nostri territori. Credo che in questi anni abbiamo dato dei segnali utili, in particolare perché sono entrati tanti giovani in agricoltura, abbiamo fatto un lavoro sulla tutela del reddito degli agricoltori che va continuato, perché bisogna affrontare anche alcuni problemi nuovi, e quindi massima serietà anche nel dire soprattutto del lavoro che dobbiamo ancora continuare. Abbiamo fatto delle grandi, secondo me, innovazioni a tutela del consumatore, del cittadino, in particolare con l'introduzione dell'origine in etichetta e della massima trasparenza, quindi verso il consumatore. Abbiamo rimesso al centro dell'attenzione del Paese l'agricoltura e l'agroalimentare, questo per me è importante. Questo messaggio, questo lavoro va continuato dopo il 4, perché l'agricoltura ha bisogno di poter continuare questo sforzo. Ecco, una grossa fetta della partita si gioca anche a livello comunitario, l'Europa con le sue governance incide in maniera sostanziale sulle nostre economie, sulle nostre politiche e scelte politiche. Il ruolo vostro in questo ambito? Ma è fondamentale l'Europa, perché senza l'Europa noi non possiamo portare le nostre imprese agroalimentari in giro per i mercati del mondo. Noi abbiamo fatto il record di export agroalimentare proprio l'anno scorso, toccando i 41 miliardi di euro. Abbiamo bisogno di un'Europa sempre più vicina alle aziende agroalimentari agricole italiane, perché nel mondo c'è bisogno di avere un soggetto forte, e di fronte a quelli come Salvini che invece vanno in giro a predicare il ritorno dei dazi, io dico che sarebbe quella una sciagura per l'agroalimentare italiano, perché noi siamo vocati a portare le nostre produzioni in giro per il mondo. Tanti imprenditori agricoli e agroalimentari ci stanno chiamando preoccupati di queste proposte folli. Bisogna respingere questa idea e fare invece un lavoro più serio, come abbiamo cercato di fare noi in questi anni, naturalmente migliorandolo, ma riconoscendone anche il valore. Nel segno della continuità, dopo il 4, su quali sono le prerogative che vi state ponendo per continuare in progressione? Beh, innanzitutto, appunto, continuare a lavorare sulla tutela del reddito dei nostri agricoltori, continuare a fare un lavoro forte di difesa, di massima trasparenza verso il cittadino consumatore, quindi etichette trasparenti per tutto e su tutto. La grande questione ambientale, quindi lavorare perché agricoltura e ambiente si diano sempre meglio la mano e lavorino sempre di più insieme, fare un lavoro per un'Europa agricola forte che ad esempio ci aiuti a semplificare tutte le procedure burocratiche e amministrative che troppo spesso invece ancora oggi sono faticose per l'imprenditore agricolo. Un'ultima battuta, poi la lascio alla platea: la difesa del Made in Italy, dei nostri prodotti, dei piccoli produttori, delle piccole eccellenze italiane, deve essere questo anche un asse importante. Come ho detto prima, l'introduzione dell'origine in etichetta della materia prima è uno strumento fondamentale, in particolare per i piccoli e medi produttori. L'abbiamo fatto per il latte, proprio tra qualche giorno inizierà anche per il grano,
che è una coltura importante per questi territori, l'abbiamo fatto per il riso, l'abbiamo fatto per il pomodoro, l'abbiamo fatto per l'olio e dobbiamo andare avanti. E poi dobbiamo lavorare ancora di più sulle nostre DOP, sulle nostre indicazioni geografiche. Noi abbiamo fatto dei passi importanti in alcuni mercati esteri, possiamo lavorare ancora di più. E poi siamo l'unico governo che in questi anni ha combattuto l'agropirateria, quindi tutto il falso cibo che soprattutto gira nei siti internet e nelle reti che adesso sono fondamentali soprattutto per questa innovazione del commercio elettronico. E anche lì siamo l'unico Stato ad avere degli strumenti di protezione. Non è tutto, ma è tanto e bisogna andare avanti a fare bene questo lavoro. Ma guardo i dati delle Marche, non so dirvi se sono pochi o tanti, dico che però anche qui si è innescato un meccanismo. I contratti di filiera così sovvenzionati hanno interessato 8.430 ettari, ci sono state dalla vostra regione 701 domande per un totale di contribuzione pubblica di 850.000 euro che si raddoppieranno nel passaggio da 100 a 200 euro. Io non lo so se tanto è poco, so che abbiamo messo in moto alcuni meccanismi che forse possono aiutare a fare un lavoro sul reddito dei produttori, sulla qualità e sulla quantità nel rapporto tra produzione e trasformazione che può avere una sua efficacia. Quando ci siamo insediati nel 2013 il paese viveva uno stato di profonda recessione, uno stato di crisi anche molto pesante da un punto di vista economico in primo luogo. Dopo 5 anni consegniamo, ci mettiamo alla prova degli elettori e consegniamo dei dati economici importanti e significativi di crescita, tra l'altro dei dati occupazionali, dei dati appunto riguardo al prodotto interno lordo che sta crescendo. E questa crescita non è venuta per caso, non è venuta per i cicli economici, o meglio non soltanto per i cicli economici che cambiano, è venuta grazie, si è prodotta grazie a un'azione riformista. Allora, temi importanti in questa campagna elettorale, si appresta a essere giocata su tanti fronti questa partita. Assolutamente, tra cui anche i temi oggetto di questa serata, l'agricoltura, lo sviluppo sostenibile, l'ambiente, sono dei temi su cui in questi 5 anni come governo del PD e con il ministro Martina abbiamo lavorato con costanza e con risultati anche importanti a sostegno di questo settore. Penso che sia importante proseguire nel lavoro fatto in questi anni e proseguire soprattutto con quelle misure di non solo di sostegno ma di sviluppo anche di una agricoltura fondata sull'innovazione, sulla ricerca, sulla sostenibilità che può dare, può essere un pilastro importante di sviluppo per questo paese. Il primario rappresenta anche una nuova frontiera per tanti giovani, per tante coppie magari che provenendo da estrazioni diverse vedono nell'agricoltura, nel biologico anche una seconda opportunità o una prima opportunità per molti. Assolutamente, infatti una delle misure adottate proprio in questi ultimi anni è stata quella a sostegno, il piano a sostegno dei nuovi e dei giovani agricoltori in particolare. In giro per l'Italia ci sono tante esperienze positive che si sono sviluppate grazie a queste misure. Si può e si deve andare avanti in questo senso anche proprio per dare un sostegno a quei giovani che tra l'altro si sono formati, che investono anche con realtà individuali, con cooperative, investono le loro risorse a sostegno soprattutto del Made in Italy, perché l'agricoltura vuol dire Made in Italy anche in questo caso e dobbiamo esserne orgogliosi e dobbiamo sostenerlo. Ecco, bisogna incentivare anche comunque lo storico, perché non faccia del proprio territorio, del proprio terreno solo una fonte di Pax punto e basta, ma che lo sviluppi verso nuove attività. Beh, tra l'altro la nostra regione è una regione con una vocazione agricola molto forte e l'agricoltura è stato uno degli elementi tra l'altro di valorizzazione e di tutela anche del nostro territorio, del nostro paesaggio. Quindi è ovvio che bisogna guardare al futuro, ai nuovi agricoltori e cercare di rendere e mantenere il settore competitivo per chi già lavora in questo settore e quindi anche per incoraggiare forme di diversificazione della produzione. C'è un grosso sostegno da parte europea, le risorse europee in agricoltura sono importanti, bisogna investirle bene e indirizzarle nel campo giusto.
Certamente c'è l'onda lunga dell'Expo 2015 che è andato benissimo, che ha creato anche nella popolazione una consapevolezza diversa, una consapevolezza che se aumenta sicuramente va a vantaggio di chi produce, va a vantaggio di chi commercia, va a vantaggio della collettività del nostro paese, che da questo punto di vista è magnifico e sicuramente insuperabile. È stato forse fra tutti gli atti, fra tutti gli eventi, quello che più di tutti ha segnato e ha marcato e ha ricordato al mondo intero quello che noi sappiamo fare su un tema fondamentale come era quello del cibo. Se è vero come è vero che noi abbiamo solo che un destino vocato a lavorare col mondo per portare fuori il buono che facciamo, noi per primi dovremmo essere interessati ad esempio a costruire dei mercati aperti con delle regole giuste. Ma le regole giuste non sono il dazio, la dogana e la barriera, sono fatica. Devi provare a costruire dei meccanismi di reciprocità molto più avanzati di quelli che non hai avuto fin qui. Nel senso che l'ho praticamente stalkerizzato negli anni scorsi rispetto al tema dell'IVA sul tartufo. Voi sapete, tartufo prodotto agricolo, tanto interessa quel tema il nostro territorio provinciale. L'IVA applicata al tartufo era al 22%, grazie ad un lavoro da parte mia di pressione, ma da parte del ministro Martina, di comprensione di quanto questa questione fosse limitante per le nostre imprese, siamo riusciti, se non ricordo male, emendando una legge di delegazione europea, ad abbassare l'IVA sul tartufo portandola dal 22% al 10%. Aggiungo, ministro, il prossimo passo deve essere quello di portare l'IVA sul tartufo al 4%, che è la tassazione che riguarda il tartufo come prodotto agricolo. Allora, forse più di altri lei, proveniendo dal mondo della piccola impresa, dell'imprenditoria, capisce come i temi legati all'ambiente e all'agricoltura siano temi importanti, partite decisive da giocarsi in questa tornata elettorale. Lo sono, se non altro per un fatto di civiltà. In questi anni abbiamo fatto molto per il settore dell'agroalimentare, sapendo che esso rappresenta un volano importantissimo per la nostra economia. Non abbiamo fatto tutto, abbiamo toccato alcuni temi sul piano della tracciabilità e della trasparenza importanti per il rilancio di questo settore. Ovviamente l'esperienza di Expo è stata fondamentale, il ministro citava i dati, per presentare il modello dell'agroalimentare del nostro paese. Ci sono alcune questioni ancora che non sono state affrontate, sulle quali io in questi anni ho lavorato insieme alle associazioni di rappresentanza degli interessi dei nostri agricoltori nel nostro territorio. Ne cito due in particolare, che è la questione dell'ente pagatore, la questione di AGEA e dei ritardati pagamenti, su quali il ministro si è impegnato nelle prossime settimane, nei prossimi mesi ovviamente a lavorare. E l'altra questione è quella che riguarda il ricambio generazionale per tanti imprenditori e la possibilità per tanti giovani di lavorare nel settore agricolo e di iniziare o continuare un'intrapresa o un'impresa agricola che tanto appunto qualifica il sistema economico del nostro territorio. La matrice rurale di questo territorio nel quale lei si candida può essere sicuramente un punto di partenza per sviluppare nuove tematiche che le sono care sicuramente, ma che in prospettiva bisogna che noi le presentiamo ai suoi elettori. Quale può essere la strada tracciabile dal 4 marzo in poi? La strada tracciabile è intanto sapere che quando parliamo di eccellenze, cioè parliamo di territorio, quindi di eccellenze, noi non possiamo che mettere insieme le nostre eccellenze, che sono l'agroalimentare, che sono la cultura, che sono l'artigianato artistico, i nostri ristoranti, le nostre bellezze naturali. Cioè, per rilanciare un territorio, noi lavoriamo su e abbiamo lavorato e lavoreremo su misure specifiche dedicate ad ogni settore, ma la valorizzazione riguarda nel suo complesso le eccellenze delle quali noi, che noi sostanzialmente abbiamo. Per cui oggi ho visitato alcune industrie, continuare sul piano dell'industria 4.0, sull'agroalimentare, la questione di cui si parlava prima, rendere snella anche la vita dell'imprenditore perché possa
dedicarsi di più alla produzione e meno alla burocrazia, promuovere iniziative culturali. L'insieme di queste eccellenze sono una valorizzazione per il territorio e credo che siano un impegno importante che il candidato si impegna appunto a portare avanti non solo in campagna elettorale ma anche nei mesi e nelle settimane successive alla data delle elezioni. Una grande partita la svolge anche l'Europa, voi potete incidere tanto su questo e quindi a cascata poi il piccolo ormai è proiettato a livello globale, insomma la globalizzazione investe anche l'azienda con 2 dipendenti, quindi questo è un altro tema importante soprattutto nelle fasce giovani della popolazione produttiva. Ma il tema che riguarda la vita di ognuno di noi, singolo cittadino e ovviamente il mondo produttivo, noi non possiamo pensare di essere sganciati dall'Europa. In questi anni abbiamo costruito un non rapporto che abbiamo ereditato tra il sistema Italia, il paese Italia e l'Europa. Dobbiamo continuare su questa strada, è un periodo di profondi cambiamenti, è un processo di cambiamento dell'Europa che non è compiuto, che ovviamente va compiuto e l'Italia deve giocare un ruolo importantissimo nei confronti dell'Europa. A me fanno sorridere le forze politiche che pensano che grazie all'isolamento questo paese possa avere futuro. L'isolamento è la fine non solo del mondo agricolo, del mondo imprenditoriale, ma del futuro di questo paese. Noi dobbiamo sapere che dobbiamo essere autorevoli, incidere, essere ascoltati in Europa perché è la sede naturale nella quale si declinano e si decidono le politiche per i nostri giovani, per le nostre imprese, per le nostre comunità. La concretezza, la continuità sono carte importanti, non i voli pindarici, non le cose fantasiose, le ricette da azzeccagarbugli, quelle non ci servono. Allora, intanto non mi appartengono, l'altro giorno ho incontrato alcuni pensionati e mi hanno detto sì, ma lei che cosa c'ha da proporci? Allora gli ho detto io vi propongo la mia serietà, la mia concretezza, l'impegno che ho messo in 5 anni di Parlamento, la dedizione al territorio, la capacità di ascoltare le persone, la capacità e la voglia di informarmi, di capire quali sono le esigenze del territorio, perché l'essenza e il lavoro vero che deve fare il parlamentare è trasformare quell'esigenza nella soluzione di quel problema. E ci sono tante promesse in questi giorni, e vengono fatte promesse che sono irrealizzabili sia sul piano proprio ideale ma sia sul piano economico. Solo l'altro giorno facevo un calcolo approssimativo che per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle alcune delle loro promesse, sono una parte minima delle loro promesse, costano 7 volte la legge di bilancio dello Stato. Ora io penso che i cittadini italiani si meritino proposte concrete, realizzabili, serietà, concretezza, professionalità e competenza. Dobbiamo dire in modo molto franco che abbiamo fatto tanto, non abbiamo fatto tutto, ma ci impegniamo perché questa inversione di tendenza che riguarda soprattutto l'economia possa essere compiuta fino in fondo per dare una speranza ai tanti che hanno resistito e ai tanti giovani ai quali chiediamo e chiederemo di non andarsene più dal nostro paese perché nel nostro paese possono trovare la soddisfazione che giustamente meritano. Aggiungo quanto sia importante una legge che grazie anche al ministro Martina e al ministro Orlando e devo dire collaborando anche per l'esperienza che ho fatto come presidente di una commissione di inchiesta a tutela delle persone sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, cito la legge 199 sul caporalato che è parte integrante di quella sana politica legata al tema della trasparenza, dell'impresa virtuosa, della valorizzazione delle eccellenze nel nostro paese a dispetto di un mercato che è un mercato fatto di illegalità che va appunto contro, come dire, l'economia fatta in modo sano. E non capendo peraltro che noi siamo un paese di trasformatori, cioè noi prendiamo anche materia prima di altri e abbiamo l'abilità di trasformarla. Ve lo dico io che sono il ministro dei produttori, so bene che c'è anche la trasformazione, ma vi immaginate se le materie prime che lavorano le imprese di questo territorio venissero daziate? Quanto costa un'impresa gestire un effetto del genere? Anche in entrata, non solo in uscita.
Io voglio ringraziarti per il lavoro che hai svolto, nonostante le difficoltà, nonostante i problemi che il settore, il comparto dell'agricoltura ha, anche relativamente ad una serie di questioni che ci sono state anche preannunciate da parte di alcuni operatori agricoli, come per esempio la redditività di alcuni prodotti, in particolare i cereali, in particolare il grano, alcune difficoltà legate ad esempio, te le lancio lì come argomenti in modo tale che tu li possa anche affrontare, il tema per esempio della PAC, dove alcuni paesi europei pare che abbiano delle agevolazioni maggiori rispetto a quelle che hanno l'Italia. Questa mattina mi facevano riferimento per esempio ad un accordo preso molti anni fa con la Francia, dove la PAC dovrebbe avere una redditività maggiore rispetto all'Italia.